sesta per riprendere il via il match finale scudetto qui dal palazzetto dello sport di Misano Adriatico. Petrarca, palla a mano Arezzo, affronta palla a mano Guerriero Valo. Di nuovo un buon pomeriggio dunque dalla Federazione Italiana Gioco Handball per questa diretta streaming della finale scudetto Under 14 femminile nell'ambito dell'undicesimo festival della pallamano italiana. Il risultato è di 6-4 in favore di Arezzo dopo i primi 20 minuti, quelli che hanno caratterizzato la prima frazione di gioco. A rincorrere è Malo, ma è Arezzo adesso subito che attacca. Il pallone recuperato subito da Lain. Attacca proprio Lain, c'è fallo su di lei. Lo ripetiamo, 6-4 il risultato dopo i primi 20 minuti di gioco. Sono trascorsi, non trascorso uno, anzi, del secondo tempo. C'è un errore dai 6 metri di Malo, di Farsati, con la bella parata di Mila Bertolino. Invariato il risultato, doppio vantaggio di Arezzo che attacca con Cacioli. Poi Romualdi, ha cambiato difesa Malo che ora si schiera in 5-1. Centroavanti è la numero 22, Anna Pozzer. Gozzi, poi Romualdi, Cacioli, la sua penetrazione, infrazione di passi però, ravvisata dalla coppia arbitrale. Sempre 6-4. Malo, Lain, Pozzer, Della Fusine, il tiro sotto fallo, 9 metri. Lain, c'è una palla vagante recuperata da Farsati per il Malo, allora Delle Fusine, Lain. Si alza dalla distanza il gol, Lain, 6-5, accorcia Malo quando siamo al secondo minuto e 27 secondi di gioco della ripresa. C'è il tentativo di Romualdi, c'è fallo su di lei. Romualdi, Gozzi, Cacioli, Chiara, Cacioli, Romualdi, vediamo se ha spazio per andare in penetrazione, difende bene Malo però, è chiusa, trova uno spazio, Scapecchi, il palo che le nega la gioia del gol. C'è ancora la palla a mano Petrarca Arezzo, 6-5 proprio in favore delle ragazze toscane. Cacioli, Romualdi, vediamo se il pallone viene riconquistato, sì, da Lain, il lancio fuori misura per la compagna Pozzer, nulla di fatto dunque. Malo che spreca questa possibilità di andare ad impattare sul 6-6 e Arezzo che rimane in vantaggio 6-5 quando siamo al terzo minuto e 44 secondi di gioco del secondo tempo. Romualdi cerca lo scavalcamento, poi prova a servire la compagna Scapecchi, nulla di fatto, ma ancora palla in mano ad Arezzo. Romualdi, è buona la difesa di Delle Fusine. Romualdi, Gozzi, Romualdi, è la palla troppo lunga di Cacioli, nulla di fatto dunque. In avanti c'è Malo, tanto cogliamo l'occasione per ricordarvi come subito dopo a seguire un altro appuntamento in streaming sul sito pgh.it della Federazione Italiana Gioco Handball, perché si gioca la finale scudetto dell'Under 14 maschile in campo Merano e Pressano, fischio d'inizio alle 18.30. Il link è www.pgh.it/streaming per seguire con noi il match.
Dunque, come abbiamo detto nel primo tempo, un altro appuntamento in live streaming, un altro pomeriggio con la pallamano giovanile in diretta dopo quello del weekend scorso, quando avevamo raccontato insieme il trofeo delle aree, le finali del trofeo delle aree. È sempre 6 a 5 in favore di Arezzo il risultato. Attacca male delle Tusine, il palleggio, line delle Tusine, poi Pozzer a scalare e la penetrazione vincente di Chiara Bernardelle, che pareggia 6 a 6. Perfetta parità adesso. Attacca Arezzo, siamo al quinto minuto e 45 secondi. Gozzi, Romualdi dalla distanza, ha parato dalla fontana. Rimessa laterale a favore di Arezzo. Scapecchi, poi Romualdi, Gozzi, Caccioli, Gozzi, Romualdi, lo scavalcamento entra dentro e c'è invasione ravvisata dalla coppia arbitrale Comello-Zorzetto. Sempre parità, 6 a 6. Aveva provato a concludere, va sotto fallo dopo il fischio della Fusine e quindi si riparte da 9 metri per la formazione delle guerriere Malo. Siamo sul 7 a 6, è il primo vantaggio della partita per le ragazze venete. 7 a 6. Attacca Arezzo, Romualdi, Gozzi che rischia di perdere il pallone, lo riconquista Caccioli, Romualdi. Sentite il boato qui del palazzetto di Misano Adriatico, stracolmo, ed è sicuramente bello anche per questi appuntamenti giovanili vedere come sia tanta la passione in tutta Italia per la palla a mano. Attacca Arezzo, vediamo il servizio. Dopo aver commesso passi però aveva liberato il proprio pivot, Camilla Sabatino, aveva però commesso passi Caccioli, nulla di fatto, 7 a 6. Malo avanti della Fusine, il tiro tentato, c'è uno sfondamento, torna in attacco Arezzo. Gozzi, Chiara, Caccioli, Romualdi. Ottavo minuto e 33 secondi del secondo tempo, ha provato la penetrazione Caccioli, c'è fallo. Gozzi, poi Romualdi, Gozzi ancora, Caccioli, è entrata con il numero 4, posizione di ala sinistra per la formazione dell'Arezzo, Chiara Donati che ha sostituito Caterina Caccioli. 7 a 6, sempre il risultato, conduce la compagine toscana. Ha riconquistato però il pallone Malo, allora la in, il tiro e il palo colpito da Della Fusine, vediamo se va via in velocità Arezzo adesso. Il fallo su Scapecchi, 9 metri. Gozzi, poi Caccioli, Romualdi, vediamo il pallone perso
da Arezzo, fuori misura il passaggio, si torna in attacco con le guerriere Malo. Bella fusina, poi Pozzer trova lo spazio e la rete, rete, il gol del 8-6, doppio vantaggio. Malo che ha ribaltato la partita, è costretto ora mister Ruben Romualdi della Petrarca Arezzo alla time out. Ultimi 10 minuti di questo appuntamento, di questo primo appuntamento di oggi in live streaming sul sito della Federazione Italiana Gioco Handball www.fgh.it. è la finale scudetto della categoria Under 14 femminile e si affrontano Petrarca Arezzo e Guerriere Malo. Il risultato è di 8-6 in favore di Malo, che era in svantaggio di due reti, era sotto sul 6-4, poi con un parziale di 4-0 ha prima impattato e ora superato in questo momento importante della gara la compagine dell'Arezzo, che attacca con Gozzi. C'è fallo, Caccioli, Romualdi, la penetrazione, si alza Romualdi, c'è passi però, palla persa dall'Arezzo. E ora Malo ha in mano la palla del possibile più 3, 8-6. Trovato la penetrazione, c'è un fallo di attacco, palla persa da Sabina Duric. Romualdi, Gozzi, Romualdi, palla persa, palla persa. Otto a sei, sempre in favore di Malo, che attacca. Undicesimo minuto e 35 secondi del secondo tempo, si finisce al 20° minuto. Attacca Duric, poi della Fusine, Pozzer prova la penetrazione, c'è fallo della Fusine, Pozzer, la in, proprio la in, è il gol del più 3, è un gol importante adesso, 9-6. Malo torna avanti sul più 3 quando mancano meno di 8 minuti, 7 e 25 per la precisione. Fallo di delle Fusine su Romualdi, Caccioli, Gozzi, Romualdi, ha provato a girarsi, c'è fallo, Romualdi, Gozzi, poi ancora Caccioli, la penetrazione, c'è passi, frazione di passi,
commessi dal terzino sinistro dell'Arezzo. Della Fusine, la penetrazione, tiro dai 7 metri, conquistato dalla palla a mano Guerriere Malo, e c'è un 2 minuti. Per la numero 6 Romualdi. Dai 7 metri. Va Della Fusina e c'è il gol. Col più 4 Malo, 10-6 adesso. E siamo al 13° minuto. E 30 secondi, Arezzo perde ancora il pallone, allora Malo attacca, la in Della Fusine, la in Pozzer, Bernardelle, palla che finisce al centro del campo, rischia di perderla Malo. Vediamo se si alza il braccio del passivo, sì, c'è passivo, la segnalazione degli arbitri e il time out richiesto da Andrea Reghellin. Sempre sulla panchina di Malo, 10-6 il risultato, siamo al 13° minuto e 57 secondi. Ultimi 6 minuti e 3 secondi, anzi 6 minuti adesso della finale scudetto Under 14 femminile. È Malo che conduce 10-6 su Arezzo. Attaccano le ragazze toscane con Scapecchi, poi il tiro tentato da Caccioli, nulla di fatto. È rimasta a terra Caccioli. C'è l'intervento del medico della pallamano Petrarca Arezzo, 10-6 il risultato, 14 minuti e 23 secondi di gioco. Si è rialzata Caccioli che vuole fino alla fine dar man forte alle compagne per cercare di recuperare uno svantaggio importante a questo punto di 4 reti, 10-6 in favore di Malo. Minuto 14 e 23 secondi del secondo tempo, al 20° il fischio finale, perde il pallone Arezzo, no, perché l'ultimo tocco è stato di mani maladensi e ora il pallone però è perso realmente perché ha toccato i piedi di Caccioli, e allora Malo in avanti. Pozzer, Duric, Della Fusine, Pozzer in palleggio, poi Lai dai 6 metri, palla che finisce sull'esterno della rete, nulla di fatto. Siamo giunti al 15° minuto. Ultimi 5 minuti di gioco di questa finale scudetto qua Under 14 femminile. Time out di Ruben Romualdi sulla panchina dell'Arezzo.